Sono buoni tutti a fare musica per un aperitivo, si dice. Ma può darsi, ma in realtà tra fare musica per un aperitivo un po' così, che riesce a tutti, e fare la differenza anche ad un aperitivo non è esattamente la stessa cosa, e quello effettivamente non è da tutti. In questo video alcuni degli elementi per riuscire a fare veramente un gran bel DJ set anche durante un aperitivo. Innanzitutto l'aperitivo perché viene preso ad esempio? Perché è un posto magari dove puoi fare musica abbastanza varia e non hai l'obbligo di far ballare le persone che sono lì, semplicemente accompagni durante un cocktail o prima della serata. L'idea comune è che possa andare bene qualsiasi cosa. In realtà l'aperitivo è un buon momento per te come DJ, anche se non devi far ballare, però per provare delle tue selezioni, provare pezzi particolari, dare un taglio interessante alla cosa, è una buona opportunità. E poi deve essere un momento interessante anche per chi è lì, perché magari non ci vanno per la musica è un contorno se vogliamo, però puoi comunque riuscire ad attirare l'attenzione e a dare quel qualcosa in più di cui beneficia chiunque frequenta quel locale. Punto numero uno, stile. Qualsiasi musica tu faccia, si deve notare che ci sei, si deve notare che ci sei te, e si deve notare la differenza rispetto a quando c'è la playlist di sottofondo. Un tocco di volume appena arrivi, e poi se magari fai una pausa e devi mettere un mixato, se il mixato è uguale a quello che fai te, oppure è anche meglio, a questo punto ti tiri la zappa sui piedi da solo. In realtà durante la tua parte devi riuscire a caratterizzarti e a caratterizzarla bene in modo tale da fare la differenza. Numero 2. Non dovendo far ballare, sperimenta. Utilizza generi diversi, crea selezioni particolari, crea temi particolari. Cerca di appassionartici a questo momento e a renderlo il tuo momento, che ogni volta sia qualcosa di diverso. Se si tratta semplicemente di testare le compilation e mettere le canzoni dalla 1 alla 20, non è che sia così interessante. Soprattutto l'aperitivo, non dovendo far ballare, è anche un momento in cui puoi utilizzare generi diversi e metterli insieme giustapponendoli. Quindi non ti porre dei limiti, anzi, più che provi e più che puoi ottenere dei risultati interessanti. Numero 3. Cerca di non essere piatto. L'aperitivo ha dei vari momenti, in base ovviamente all'affluenza delle persone. Se devi mettere la solita compilation lounge con tutte quelle versioni cantate in modo afono, con tutte le cover del mondo, una va bene, ma dopo 5 o 6 sinceramente preferisco Radio Maria a un certo punto. Voglio dire, cerca di dare ritmo all'aperitivo. Parti pure soft, però poi a un certo punto puoi anche creare qualcosa di incalzante. Ripeto, anche se le persone non ballano, è comunque piacevole e il ritmo sinceramente non guasta mai. 4. Sorprendi e sorprenditi. Modo per riuscire ad attirare l'attenzione, che poi dà una grande soddisfazione, è quello di sorprendere le persone che sono lì a fare aperitivo e anche sorprendere te stesso. Pesca fuori dal cilindro, pesca da dove non peschi mai, pesca fuori dalla scatola, come si dice in gergo. In questo modo riesci a creare sempre qualcosa di originale anche di settimana in settimana, perché il rischio è quello di assuefarsi e di diventare nel tempo ripetitivo. Cerca di rimettere in gioco ogni volta quello che fai. 5. Oggi che siamo nel tempo dei social, puoi sfruttare l'occasione per registrare i tuoi set e avere materiale da pubblicare. Cerca di fare un set che può rappresentare te stesso anche in ottica social e quindi per quei contenuti che vuoi comunicare agli altri e per il posizionamento che puoi avere. Non dovendo far ballare le persone, o comunque non necessariamente, puoi impostare il set come meglio credi, anche solo per magari una parte limitata della durata di tutto l'aperitivo. Ti prendi un'ora, te la utilizzi per il tuo set da registrare
magari un'ora e mezzo e lo monti e tagli alcune parti, così hai del materiale per i suoi social e non hai bisogno di preparare poi un set mixato a casa. Facci sapere i tuoi consigli anche per chi fa il DJ agli aperitivi, scrivi nei commenti qui su YouTube e su Facebook e segui tutti i video di Essere DJ Oggi.